Ciao, buongiorno, ben arrivati. Che Ok. cosa voglio fare con voi oggi? Vi giro e ve lo faccio vedere, così. Allora, aspettate che devo trovare il tastino. Mi si era spostato il tastino, non lo trovavo. Ok, allora, quello che oggi voglio farvi vedere sono due metodi che io utilizzo per creare per colorare un occhio, ok? Vedete, questo è un occhio in pasta di zucchero. Vi farò vedere due metodi per appunto per andare a colorare gli occhi. Quindi ci prendiamo un colorante in polvere rosso, in questo caso, ecco qua, con un pennellino piccolo, direi uno di quelli del micro painting kit andrà benissimo. Sporchiamo il pennello, va bene anche sul tappo, e ci mettiamo agli angoli dell'occhio e andiamo a colorare leggermente di rosso gli angoli, sia quello esterno che quello interno. Se le dimensioni dell'occhio ve lo permettono, andate a passare anche sotto la palpebra per dare un po' di profondità. In questo modo. La stessa cosa la facciamo. Sì, Andrea, assolutamente. Stiamo facendo un occhio effetto realistico. La stessa cosa la andiamo a fare da questa parte, quindi così, di qua. E come vi dicevo, cerchiamo di passare sotto la palpebra da una parte e dall'altra. Siamo con le tempere. Quindi prendiamo ad esempio la tempera ciano, ok? Un pennellino, due pennellini, uno micro, proprio misura la più piccola, ad esempio del micro painting kit, e poi una misura leggermente superiore, quindi possiamo fare la 10 e la 6-0. Dopodiché ci prendiamo come tempere ciano, Navy e il bianco con la via di mezzo. Quindi possiamo cominciare con il ciano. Aspettate che se no faccio un patatrac come sempre. Ok. Partiamo sempre dall'alto. Ovviamente dobbiamo già sapere dove sarà diretto lo sguardo, ok? Me come al solito trema terribilmente la mano. Ecco, magari tenetevi a portata di mano un ciotolino con un pelo d'acqua. Ok, in questo modo potete inumidire leggermente il pennello, ok? In questo modo. Perfetto. Dopodiché prendiamo il Navy e con il Navy andiamo, senza esagerare, tanto ad aggiungere colore siamo sempre in tempo, a creare la sfumatura superiore scendendo un po' lungo i bordi, che tendono sempre a essere un pochino più scuri. Magari per fare questo lavoro cambiamo pennello e prendiamo il più sottile. Riprendiamo un po' di colore, che abbiamo cambiato il pennello, ok, e
facciamo delle linee ben definite intorno all'iride. Ok. Dopodiché sciacquiamo il pennello e prendiamo il bianco. Con il bianco facciamo la stessa cosa che abbiamo fatto con il navy, però sotto. Quindi andiamo a creare una sfumatura più chiara, stando tuttavia attenti a lasciare il bordino più scuro. Se la linea tra il chiaro e scuro è troppo netta, allora cosa facciamo? Riprendiamo il ciano e andiamo a uniformare il passaggio tra chiaro e scuro. Ok? Una volta fatto questo, prendiamo la tempera alimentare nera, sempre bagnando un po' il pennello, più che altro per prendere. Anche perché io non sto tirando fuori la tempera dal barattolo, la sto prendendo direttamente dal barattolo, quindi ok. E andiamo a colorare proprio la pupilla. Mi raccomando, è la pupilla che vi dà la direzionalità dello sguardo, ok? Quindi cercate sempre di stare attenti a farle tutte e due ovviamente nella stessa direzione. Una volta fatto questo, potete con, in realtà si dovrebbe fare prima, ma io prima me lo sono dimenticato. Potete prendere un altro pennellino e cominciare con i colori in polvere. Direi prima prendiamo del rosa in polvere. Ci puliamo un po' il pennello per non. Ok, andiamo a passare all'interno della linea. Ok, forse ho esagerato un po' ad aggiungere, ne ho messo un po' troppo di questo rosa. Quindi prendiamo un po' di marrone. Ok, e andiamo a ripassare un pochino anche qua sotto, proprio un pelo, ragazzi, non dobbiamo assolutamente esagerare. Qua ho esagerato, sono andata, non ho pulito abbastanza il pennello con il rosa e quindi si è creata una macchia di colore che non avrebbe dovuto assolutamente crearsi. A quel punto potete andare a dipingere il viso così, cioè a dipingere l'occhio, così andiamo a camuffare questa macchia che abbiamo creato. Ok? Adesso l'altro occhio lo gestiamo invece in maniera leggermente diversa. Quindi cosa facciamo? Ci prendiamo del colorante in polvere, cambiamo colore e adesso prendiamolo ad esempio verde, ok? Io ce l'ho già sulla carta Scottex, così evito guai. Poi, se l'occhio è molto grande e quindi le dimensioni ve lo consentono, voi potete con un coppapasta piccolo o con il beccuccio di una sac à poche, andare a segnarvi leggermente il tondo, ok? Stando tuttavia attente a non chiaramente sporcare, cioè segnare le palpebre, ok? Una volta che avete segnato la parte di pasta di zucchero, sporcate un po' il pennello
con del verde in polvere e sempre partendo dall'alto, mi raccomando, andate. Colorare mantenendo ovviamente sempre la parte più scura in alto. Mi raccomando, state attente perché se esagerate con il colorante in polvere vi si macchia anche tutto intorno e ovviamente non è quello che desideriamo. Se volete, potete prendervi anche un po' di marrone, sempre in polvere, oppure crearvelo il verde con verde più rosso e scurire ulteriormente la parte superiore. In questo modo. Ci riprendiamo il pennellino, quello super sottile, e con la tempera verde, ok, andiamo a creare la linea più scura aiutandoci con il segno che avevamo fatto precedentemente. Dopodiché, sempre con inumidendo un pochino il pennello in acqua. Mi raccomando, il pennello deve essere molto sottile. Andiamo a creare delle screziature sull'occhio in questo modo. Devono essere tutte rivolte verso il centro in acqua e fate la stessa identica cosa con il bianco. Quindi partiamo dal basso e andiamo a crearci le screziature. Ovviamente ne metteremo più in basso e meno in alto perché dobbiamo crearci la sfumatura di colore. Prendiamo nuovamente il nostro painting nero. Con il pennello, sempre il micro, andiamo, come abbiamo fatto prima, a disegnare la pupilla. Ora facciamo con quest'occhio la stessa identica cosa che abbiamo fatto con l'altro. Quindi un po' di rosa, questa volta cerchiamo di non esagerare. Ciao Marianna, benvenuta. Così, ok. Mi raccomando, la tridimensionalità, diamogliela, cerchiamo sempre di esaltarla, mi raccomando. Così, di nuovo, come prima. Un po' di marrone, guardate come mi sono ridotta le mani per fare due occhietti. Mi diverto tantissimo. Finisco di lavorare, sembro mia figlia di, anzi, mia figlia di 6 anni non si sporca le mani come me le sporco io. Ok. E questi sono i due occhietti che abbiamo realizzato oggi. Non è finito qua, perché la cosa che più ci fa impazzire quando facciamo gli occhi è creare il punto luce. Quindi, cosa facciamo? Ci prendiamo il nostro Look Pro, quindi la nostra gomma lacca alimentare, ci prendiamo un pennellino brutto, un pennellino che non utilizzate, un pennellino da buttare, mi raccomando, perché la gomma lacca è micidiale, quindi usatene sempre una solo per questo scopo, cioè un pennello solo per questo scopo, e con la gomma lacca andate
A. Tamponare dolcemente la pupilla e vi fermate. Aspettate che si asciughi, ok? Ci mette pochi secondi, però aspettate. La stessa cosa la facciamo dall'altra parte. Perché sto tamponando e non portando via? Perché se per caso il colore sotto non fosse ancora del tutto asciutto, il rischio sarebbe chiaramente di sbavare. Una volta che la prima passata si è asciugata, possiamo anche decidere di far proprio gocciolare una goccia all'interno del nostro occhio. Con l'aggiunta della gomma lacca, come potete vedere, l'occhio diventa lucido e va a riflettere praticamente la luce naturale in base a come la luce colpirà il vostro occhio, la luce, cioè il riflesso cambierà posizione, dando chiaramente un maggior senso di realismo. Per farvi capire, sperando di non sparare troppo, vi volevo, aspettate che muovo, ecco, aggiungendo una luce e muovendo gli occhi, vedete come il punto luce varia. Le volte che giro sono sconvoltissima, ma perché lavoro così e quindi i capelli mi vengono tutti addosso. Io vi ringrazio perché siete in tantissimi che vi state iscrivendo al nostro canale YouTube Bimagenta. Come vedete, stiamo cominciando a caricare anche tutti i video dell'anno scorso, quindi tutti i vari tutorial, i vari consigli stanno man mano arrivando sul nostro canale. Se non volete perdervi, mi raccomando, iscrivetevi, in questo modo vi arriveranno come si dice, le notifiche ogni volta che caricheremo un nuovo video. Però Che cosa ne detto questo. Ragazzi, io vi ringrazio, vi auguro buona giornata, spero che ci si riesca a vedere domani. Guardate che mani che mi sono conciata per due occhi. Se avete richieste, necessità, cose che vi farebbe piacere che io vi facessi vedere, mandatemi un messaggio. Corsi personalizzati pure, workshop invece, iscrizioni dal nostro sito. Vi auguro buona giornata, baci baci, alla prossima. Ciao!